Amici di contatto, ritorniamo con gran piacere al 249 in Via Nazionale delle Puglie Casoria, ma non è una serata qualunque, ma molto molto particolare, con tanti ospiti d'eccezione. Quindi seguite le immagini. Wish I could see this world again through those eyes. See the child in me, hear my fantasy, never growing old. Will we ever feel young again? Will we ever? E ricorre un tema importantissimo qui al 249 insieme a me. Michele è proprio titolare di questo locale in Via Nazionale delle Puglie Casoria, e poi abbiamo l'attore Giuseppe Zeno. Abbiamo presentato proprio quest'oggi il rapido 904 della strage dimenticata. Giuseppe, un sunto di tutto ciò che si è detto in questo pomeriggio intenso, pieno di ricordi. Sì, un libro scritto da Giuliana Covella, un testo sicuramente coraggioso che va a ricordare, a commemorare le vittime della strage del 904, di cui è corso il trentennale appunto a dicembre. È voluto essere un momento di raccolta, un momento di riflessione, è un momento per chiedere anche giustizia e diciamo chiarezza su quanto è accaduto, in virtù del fatto che appunto martedì a Firenze ci sarà proprio un altro processo su questa strage. E te pensi che daranno conto alla nostra voce, quella che comunque si è unita proprio quest'oggi? Guarda, io dico una cosa, non so se noi abbiamo lanciato un grande o un piccolo segnale, però una goccia che cade in uno stagno riesce comunque a smuovere un po' d'acqua, per cui qualcosa sicuramente l'abbiamo fatta e qualcosa sul territorio comunque si smuove. Molte persone erano presenti, e tanti non conoscevano, io stesso insomma ne sapevo abbastanza poco, solo a seguito della lettura del libro di Giuliana sono riuscito ad approfondire e a saperne molto di più, per cui anche molte delle persone che erano qui presenti in sala non sapevano, adesso sanno, per cui è un qualcosa che si porta avanti, è un qualcosa che speriamo un domani riesca ad avere giustizia anche a queste piccole ma tante iniziative che insieme possono fare qualcosa di valido. Qualcosa di valido davvero. Vedevo anche Michele attentissimo al nostro grande discorso quest'oggi proprio nel tuo locale. C'è stata tanta bella gente, tanti addetti alla stampa. Sì, era presente anche la signora Enza Napolitano, come erano presenti tantissimi giornalisti. Diciamo che si è parlato tantissimo di questa strage dimenticata, che molte persone non la conoscevano e oggi ne sta qualcuno a conoscenza di queste cose. Le vittime ci sono state e ci sono ancora, perché sono i familiari che sono vittime di ciò che è successo. Ma soprattutto diciamo che io ringrazio tutte le persone che sono state qui stasera con noi, con l'aiuto diciamo del comune di Casoria. Come ben sanno, possono sempre ritrovarsi qui, un punto di ritrovo il 249 per i loro convegni. Voglio ringraziare soprattutto il sindaco di Casoria, la giunta comunale e tutte le persone, come ringrazio Giuliana Covella, ringrazio Luigi Esposito. Noi restiamo sempre in contatto 249 con Michele e con Giuseppe Zeno. Ciao contatto. E acquistate il libro, mi raccomando, una cosa importantissima, eccolo qui. Acquistatelo in tanti. Amici, vedo in questa bellissima location questi due piccioncini, questi due innamorati pazzi, nonostante siano passati tanti tanti anni, però il loro amore va sempre a gonfie vele. Infatti c'è molta affinità anche nel lavoro. Stanno parlando prima di dare l'inizio ad un altro bellissimo evento, Michele insieme a Rosaria. Che bei sposini. Da tantissimi anni, soprattutto non perché è Rosaria che è mia moglie, non esiste un'altra donna come lei, per me è tutto moglie, amica, amante, sorella. Rosaria, invece te ami quest'uomo pazzamente, follemente? Altrimenti non ci starei ancora insieme. Fino a fare pazzie? Sì, le ho fatte. Adesso è arrivato il momento di presentare anche un nostro amico che frequenta sempre il 249, Michele. Voglio che comunque lo presenti tu. Il mio carissimo amico Max Bellocchio, che sta all'interno del locale, che adesso lo chiamiamo. Max, dove sarà? Sarà dentro, Max? dentro. Non Max Bellocchio, Max sta mangiando, l'abbiamo colto in flagrante.
domande. Cosa dirvi quando si viene qui al 249, il vero locale dei VIP? O si mangia o si sta in compagnia di VIP. Adesso stavo mangiando. E dopo ci divertiamo invece. Sì, ci divertiamo, che fra poco qui ci sarà Samba del Grande Fratello, ci sarà Francesca Cipriani che presenterà il calendario del 2015, come all'interno ci abbiamo altri nostri amici che sono qui con noi, che ogni qualvolta che si trovano in zona passano da noi. Siamo Antonio Ciccone, uno degli attori emergenti di Napoli. Li chiamiamo, Antonio. Salve Antonio. Buonasera a voi. Benvenuto in contatto. Il piacere mio essere con voi in questa trasmissione. Un saluto carissimo a Michele che ci ha ospitati qui. Io niente, sono produttore e attore nello stesso tempo. Stiamo ultimamente girando Nel nome del padre, un film che uscirà nel 2015. Il 27 febbraio uscirà Napoleone, un poliziesco comico drammatico, al cinema La Perla. Chi sei? Presentati. Sono Antonio Monaco, abbiamo l'Accademia Sonora che è partner del 249 di Michele. Siamo onorati ogni volta che veniamo qua, sono meglio di casa mia, infatti stavamo pensando di stabilirci qua. Vediamo quando mi dite queste cose, perché vedo che veramente, diciamo, sono una persona che mi volete bene. Accademia Sonora, che fanno? Farà recitare Michele, se gli fa piacere, nel prossimo film che faremo in collaborazione con tutti i presenti. Ha provato già a recitare con Maurizio Mattioli ed è stato molto bravo, quindi lo scrittureremo per il film e gli facciamo i complimenti. Accademia Sonora, San Giorgio a Cremano, contatto Television 249. E che bella proposta qui in questo momento. 249, contatto insieme a tutti, contatto. Vai, contatto. Contatto. Io amo fare le sorprese, quindi a me tocca appunto parlare con Max Bellocchio, ma soprattutto ospitiamo il vincitore del GF, grande, Samba! Figo, il vincitore morale, grande, figo! Come stai, Samba? Guarda, sto benissimo, sto molto meglio. Nel momento in cui sono entrato dentro questo bellissimo locale. Guarda. Infatti, hai visto che profumo che si sente, quante bontà. Adesso mangerai, cenerai con noi. Guarda, ho tantissima voglia di scoprire la pizza napoletana, prima di tutto. Non l'hai mai mangiata? No, questa è la prima volta. Quindi... prima volta che Samba gusterà una pizza doc napoletana qui al 249. Michele entra a far parte nel nostro trio, la triade, adesso ecco qua, il quartetto. Buonasera. Michele. Buonasera. Complimenti per la scelta. Grazie, grazie. Complimenti a voi, perché la scelta è sempre grazie alla vostra collaborazione, a tutti gli amici. Qui con noi abbiamo Samba, che è una persona umilissima. Mi sono dimenticato di dirvi che a me troppo complimenti divento rosso, eh. Cioè, sembra strano, però è vero. Non si direbbe, guarda, non lo notiamo per niente, vero Max? No, io lo vedo un po' rosso, sì. Bravissimo Max, lui sì che me ha capito. Con me, me lo porto nel mio prossimo film. Ok, andiamo a cenare, perché dopo ci sarà ancora un'altra bellissima intervista per Samba, va bene? Quindi restate con noi, restate in contatto, 249. Vitino, Samba. Grande. Samba. Ciao, contatto. Ed ancora insieme al nostro amico Samba, perché adesso parleremo di tutta un'altra cosa. Sappiamo che dopo appunto la casa del Grande Fratello c'è stata una bellissima iniziativa. Tu hai percorso veramente a piccoli passi, insieme a Operazione Sorriso, una bella e fondamentale cosa, ma soprattutto solidale, perché a te è vero che compete molto questa parola, soprattutto per tutti i tuoi amici in Africa. Sì, fai conto che io, essendo anche nella casa del Grande Fratello, avevo sempre pensato di fare questa esperienza e, sai, sperando sempre che Dio magari mi dà anche la fortuna di vincere per poter fare un aiuto che per me era una promessa e quindi era per forza da rispettare. Quindi, per fortuna, grazie a Dio, c'erano gente comunque bravi, diciamo, come Operazione Sorriso, Baianita d'Amore, che sono veramente gente che mi hanno seguito, insieme a altre persone, tutta l'Italia posso dire, che hanno seguito questa cosa qua. Per fortuna, quando è finito il programma, loro comunque non mi hanno lasciato, mi hanno dato una mano a fare questo raccolto per poter aiutare questi bambini, regalare un sorriso a questi bambini africani. Fra poco sicuramente cercheremo a passare video nel villaggio dove siamo andati, i genitori miei che hanno collaborato insieme ai miei fratelli, sorelli. Quindi hanno fatto una bella cosa che fra poco vedrete. Samba, già ti abbiamo visto comodamente lì al tuo tavolo con tanti amici che sono sempre accanto a te. Desideri una bella pizza, ma come lo trovi il 249? Allora, 249 ha detto tutto, perché la sua forza è il fatto che metti tutti insieme e diventa 249, è una forza potente. Essendo io a tavolo con
gente come Operazione Sorriso, come ti dico sempre, gente proprio veramente spettacolare. Ecco, e aspettando la pizza napoletana che non è ancora arrivata, dai, veloce, che la voglio assaggiare per la prima volta. Ti sorridono anche gli occhi pensando alla pizza. C'è da dire anche, Michele, il proprietario del locale, li sto conoscendo ora, però è spettacolare, speciale per me. Si vede già insieme ai suoi collaboratori e dai, io c'ho un locale, so cosa significa. Soprattutto noi napoletani siamo molto accoglienti, abbiamo un cuore come un cuore? Cuore è grandissimo. Come il tuo cuore, Samba. È figo, dai, con troppo complimenti divento rosso, ve l'ho detto pure prima. Allora, facciamo una cosa, conosci il nostro programma Contatto Television? Allora, sì, mi hanno parlato di Contact Television, non vedevo l'ora di essere intervistato e per me è un altro sogno che si è realizzato. Oh, ha fatto anche la rima, manco a farla apposta, quindi salutiamolo, facciamo con l'indice, dito indice con Samba. Grande. E diciamo Contatto, figo. Ciao. Ciao, non c'è Black senza White. Che serata speciale, devo dire un mega evento qui al 249. Incontriamo anche la bellissima bomba sexy Francesca Cipriani per farci conoscere il suo nuovo calendario. Eh sì, il calendario culinario 2015, eccomi qua. Finalmente al 249, cosa ne pensi di questo locale? Bellissimo, davvero accogliente, bellissima gente. Sono arrivata da poco, adesso assaggerò anche qualche prelibatezza e sono contenta di essere qui, grazie a loro, il titolare, sua moglie che mi hanno invitata qui, e passiamo una bellissima serata. E mostrerai anche il tuo calendario? Sì, ci sarà anche il mio calendario. Pagina per pagina. Tutti i mesi. Tutte le spiegazioni. Sì, ci sono anche le ricette, ogni mese rappresenta poi un gusto che è nella ricetta poi indicata vicino al mese, quindi ci si può anche, diciamo, specializzare in qualche piatto. Okay, le possiamo apprendere giusto qualche ricetta, no, dal calendario di Francesca Cipriani? Lo conosciamo benissimo il calendario Francesca, magari voi non lo conoscete, dopo lo vedrete e penso che vi piaccia anche a voi, soprattutto diciamo ciò che è scritto dentro. La pasta come viene cotta, la pizza come viene cotta, soprattutto quando l'ha cotta lei la pasta, diciamo, è venuta fantastica. Tutto fatto dalle mani sue, soprattutto dal suo fisico prorompente, è tutto magico. Ok, da Francesca Cipriani è tutto, dobbiamo lasciare un bel saluto a tutti i nostri amici di Contatto. Contatto, amici miei, ormai è una vita che ci conosciamo. Contatto Television, un bacione, vi voglio bene. Ciao contatto!